del quale fanno parte Paresin, Sierra, Alex Pedersen, Duclos, Lassalle e un altro francese, Ruet. Dietro a questo gruppetto ho atteso altri 4 minuti e non ho visto arrivare più nessuno, quindi vi sono altri plottoncini che stanno inseguendo alla deriva, ma io appunto sono rientrato per potervi informare di quanto sta succedendo alle spalle immediatamente del gruppo della maglia rosa, che ora si è frazionato in due tronconi, 2, 4, 6, 8, 9 uomini davanti e gli altri sono rimasti leggermente staccati. Vediamo chi c'è fra gli uomini rimasti dietro. Vucinic, ti prego di rallentare un istante e poi diamo la linea al traguardo. Vedo Motte e Pugno che stanno pedalando appaiati come in un tandem. Il distacco degli fuggitivi del gruppetto dei ritardatari va ora diminuendo, c'è un certo recupero, vediamo uomini di classifica, mi pare che non ve ne siano, c'è solo Zimmermann appunto che in classifica tuttavia è lontano, Zimmermann con Conti e con Chozas, Zimmermann, Conti fanno parte di questo gruppetto che sta nuovamente perdendo terreno nei confronti del gruppo della maglia rosa. Voi, traguardo. Eccoci, tornati sul traguardo dove abbiamo appunto seguito questa azione tentata ancora da Charlie Mottet, ma ancora con Bugno, eccolo inquadrato adesso, prontissimo, anche se ha perso la collaborazione di Vona, che fino a 2 chilometri fa avevamo visto validissimo nel sostenere l'azione del suo capitano. Adesso Bugno praticamente è rimasto solo, ma mi sembra che sia in condizione perfetta, ideale dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista proprio mentale. Sta controllando la corsa dal punto di vista anche nervoso, non si sta facendo infastidire da questi continui attacchi. È la giornata chiaramente dei francesi, ancora un francese infatti è al comando, Motte ci prova ancora e come vedete i nomi dei corridori francesi ricorrono spessissimo oggi, ma Bugno è attentissimo. A te Adriano. Attacchi sì dei corridori francesi, ma con Gianni Bugno che controlla splendidamente la situazione. Appena nel gruppo di testa si era portato un uomo importante, un uomo difficile in classifica generale, quali Charlie Mottet, che è terzo a 4 primi e 9 secondi, subito è partito Bugno, ha neutralizzato l'attacco di Mottet. Poi quando ha raggiunto Mottet c'è stato un momento che abbiamo visto che i due hanno parlottato. Allora, vuol dire che non l'hai visto perché mentiresti. No, ho visto, però non ti posso dire cosa hanno detto. No, ma cosa si può ipotizzare? Era il gruppo lì a 30 secondi, forse i due hanno detto è inutile continuare a tirare, lasciamoci riprendere. Non lo so, ho detto sono cose che sono difficili anche da spiegare in televisione, perché il corridore a volte magari uno ha detto qualcosa così senza senso. Comunque certamente in una corsa, una tappa come questa i corridori vogliono vincere, cioè non è che si sono messi d'accordo per aspettare il gruppetto per fare, secondo me o non ne avevano più o si sono girati, hanno visto e hanno detto sono qua che arrivano, quindi aspettiamoli. E intanto ecco Guyet che è segnalato a 6 km dalla conclusione con un vantaggio di 20 secondi, ma ormai lo stanno per riprendere. Vedete Charlie Mottet in prima posizione nella scia di Charlie Mottet, la maglia rosa di Bugno, un Charlie Mottet pimpante, attaccante nel tratto finale, mentre è nettamente, notevolmente appesantita l'azione di Guyet. Ecco la Bugno, poi Mottet facilmente riconoscibile per questo casco enorme bianco, riconoscibile anche per il suo stile che non è certo da manuale. Ecco Bugno in testa, si volta, controlla, vede se c'è qualcuno che ha intenzione di scattare, vede se c'è qualcuno che ha voglia di dargli una mano, ma non c'è nessuno intenzionato a nuove progressioni. Bugno in testa ancora una volta, è lui che scandisce il tempo. La nostra prima telecamera su Guyet, siamo ormai a soli 5 km dal traguardo di Baselga di Pinet, 4 km, è la seconda volta che il Giro d'Italia fa tappa qui a Baselga di Pinet, fu nel 75 e vinse allora allo sprint De Vlaeminck su Gimondi, sempre Bugno con Guyet in seconda posizione. Mi sembra che la dimostrazione di classe
di pugno, di autorità nel controllare la corsa non abbia riscontri negli ultimi. Ma lui è un corridore che va in salita una bella andatura, quindi preferisce stare in testa a fare la sua andatura, che forse gli costa meno che stare magari lì a ruota e lasciare scattare gli altri. Lo abbiamo già visto anche nelle altre occasioni, insomma, Bugno quando fa l'andatura. Ora c'è Motte in prima posizione. Un'andatura abbastanza veloce, sì, poi in alto qua gli ultimi chilometri la strada spiana, quindi adesso hanno già finito la salita perché si arriva in un pianoro qua in alto dove c'è il lago, quindi certamente Bugno ormai ha assolto il suo compito perché c'è in fuga, dico, può vincere qualcun altro, quindi tentano la fuga. Mancano 3 chilometri alla conclusione, pertanto rimaniamo sempre in cronaca con Boyer all'attacco, eccolo qua, ha scollinato, ha superato il tratto più difficile, 3 chilometri alla conclusione, c'è Boyer, eccolo qua, inquadrato, poi Motte, Alupshock e Chave nelle prime posizioni, Chioccioli, Le Carreta, Giovannetti, Giupponi, Jugrumov e Filippo. Siamo ormai in vista degli ultimi 2 chilometri con il francese Boyer, veramente autore di una splendida azione. Boyer che ormai è in vista del traguardo finale. 13 secondi, una manciata di secondi, soltanto 13 secondi per Boyer, mentre ha perso contatto dal gruppo della maglia rosa Pulnikov, che ricordiamo vincitore di una tappa pochi giorni fa. Allora sempre 13 secondi il vantaggio di Boyer, mentre ecco Chave, poi la maglia rosa, poi ecco Giovannetti e quindi Chioccioli. Tutti i 5 primi della classifica generale fanno parte di questo gruppo, vale dire Bugno, Giovannetti che è secondo a 4 primi e 8 secondi, Motte che è terzo a 4 primi e 9 secondi e Chave che è quarto a 4 primi e 41 secondi e Alupshock che è quinto a 5 primi e 6 secondi. 2 chilometri alla conclusione. Se Santinellina, forse c'è ancora il tempo per un ultimo aggiornamento, mentre ormai il fuggitivo è quasi in vista dell'ultimo chilometro. Santini, ci sei? Ci senti? Ecco, sì, volevo solo segnalare che Chosas, che avete nominato, ha avuto un guasto meccanico proprio mentre stava per recuperare sul gruppo della maglia rosa. Chosas ha avuto un salto di catena e sta inseguendo ora a 40 secondi con un gruppetto formato anche da Pulnikov, Zimmermann, Vantelli, Pavlic e Joho, linea traguardo. Ecco, ci sembra appunto di vedere che nel gruppetto, appunto oltre al fatto che non c'è Chosas, se non c'è più Pulnikov e non c'è Chiappucci che ha perso contatto sul vetriolo, non mi sembra, Adriano, che ci sia neanche l'intenzione di dannarsi tanto per andare a riprendere il fuggitivo. Forse sta bene a tutti che vinca, il francese. Boyer, sì, a questo punto penso che non ci siano più problemi. Boyer non è in classifica, Boyer merita forse il successo perché è sempre stato all'attacco. Eccolo qua, Boyer, gli uomini in classifica generale hanno praticamente rintuzzato tutti gli attacchi, la tappa si conclude senza grossi cambiamenti in classifica generale, mentre Chiappucci è in ritardo. Chiappucci ha 3 minuti e mezzo di ritardo e hanno perso contatto tra i primi della classifica generale soltanto Pulnikov che era sesto e Chiappucci che era settimo. Ultimo chilometro per Éric Boyer. Boyer che, ripetiamo, faceva parte del quartetto che era scattato a 25 chilometri dalla conclusione, quartetto che era composto appunto da Éric Boyer, da Gérard Rouet, da Charlie Motté, da Eduardo Chosas e da Gianni Bugno. Poi 4 erano stati ripresi dal gruppo, non c'era stata collaborazione. Avete visto chiaramente che Motté e Bugno si sono guardati, hanno detto non mi sembra più il caso di insistere, ormai il gruppo ci sta riprendendo. Poi nuovo attacco di Boyer che ora meritatamente, questo corridore che ha vinto soltanto
tappe di corse di secondo rango in Francia, coglie un'importante affermazione. Eric Boyer vince, è la quarta vittoria per Eric Boyer, mentre Motté, Pugno e Ugrumov sono usciti dal gruppo. Ecco Ugrumov in prima posizione, Ugrumov, Pugno in seconda posizione, poi c'è la maglia bianca di Alupchov e poi c'è Charlie Motté, ma è Pugno che sprinta e quindi Pugno va a cogliere il posto d'onore con conseguenti buoni. Pugno, Alupchov, Motté, Ugrumov, poi nell'ordine Giovannetti, poi ecco che arriva Pavlic, ecco che arriva Ciosas, ecco che arriva Zimmermann, ora è la volta di Conti. E la risposta di Pugno è stata efficacissima. Charlie Motté aveva tentato di scattare, Pugno è andato a riprenderlo, mentre vedete Giovannetti ed è partito a sua volta per batterlo alla grande in volata. Allora, con Sergio Neri analizziamo questa tappa. Direi che è stata una tappa splendida in quanto estremamente cattiva per Pugno, e noi ci siamo addirittura stupiti in certo momento di vedere Pugno all'inseguimento di Boyer, ma in realtà Pugno non forzava per andare all'inseguimento di Boyer, ma era costretto praticamente a battersi in questa maniera, perché continua ad essere, come abbiamo visto, braccato da una serie di uomini che, ancorché distanziati in classifica generale, sono pronti a coglierlo in un momento di flessione per poter rientrare in classifica. E intanto ecco che la regia ci ripropone l'arrivo solitario di Boyer, mentre Pugno guadagna l'abbuono riservato al piazzato, vale dire guadagna altri 8 secondi. Ora pensiamo che Giorgio Martino voglia raggiungere il podio riservato alle premiazioni per le ormai consuete interviste. Vediamo che sul podio oggi c'è anche Battaglin, vincitore di un Giro d'Italia. Certo che i distacchi sono aumentati notevolmente nel tratto finale. Battaglin, un tuo giudizio su Pugno? Molto forte, direi che è sicuramente il corridore più forte a questo giro. Non è ancora finito, però ha messo una grossa ipoteca a questo giro. Puoi paragonarlo a qualche corridore del ricorda qualche corridore in poche parole? Ma è difficile ricordare su due piedi qualche corridore, comunque completo in tutto, va in salita, va a cronometro, va dappertutto, quindi sta attraversando un momento di condizione eccezionale che nessuno si aspettava, secondo me, un Pugno così brillante e pimpante. Intanto è arrivato Saligari, è arrivato Marco Saligari, recente vittima.